Nell'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova è possibile sottoporsi a radiografie e risonanze magnetiche anche la sera fino alle 24. L'obiettivo è quello di ridurre le liste di attesa ottimizzando i tempi e l'uso delle apparecchiature elettromedicali. L'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, Stefania Saccardi, lo ha verificato personalmente recandosi nel presidio del centro storico, dove ha incontrato gli operatori sanitari. Ad accogliere l'assessore c'erano il direttore dell'ospedale di Santa Maria Nuova, dottoressa Francesca Ciraolo, il direttore delle attività diagnostiche per immagini, il dottor Renzo Ricci, e il direttore della radiologia di Santa Maria Nuova e Palagi, la dottoressa Angela Conse. In risonanza magnetica si lavora dalle 20 alle 24 per la riduzione delle liste d'attesa e facciamo esami diretti ma anche col mezzo di contrasto. Una cosa molto importante perché sono questi gli esami che spesso la gente al CUP non trova. Così siamo anche per questi, abbiamo anche l'infermiere presente, stasera una seduta di solo encefali, facciamo comunque anche i rachidi, le articolazioni, specialmente anche spalle e ginocchi. Sono esami che durano generalmente 40 minuti, cioè un esame dell'encefalo col contrasto, un esame relativamente lungo e la sera devo dire che si lavora abbastanza bene. Gli esami che vengono fatti sono esami di risonanza magnetica e le liste sono state abbattute in maniera drastica perché dalle statistiche che abbiamo fatto in questi giorni abbiamo visto che sono stati prodotti dall'inizio dell'anno 3.400 risonanze magnetiche che sono l'equivalente di come se avessimo acquistato una macchina di risonanza in più. Nei primi sei mesi del 2019 in tutti i presidi delle ASL Toscana Centro sono stati fatti quasi 25.000 esami in più fra ecografie, TAC e risonanze magnetiche. I numeri cominciano a darci ragione grazie all'attività di medici, infermieri, del personale che ci dà una mano in attività aggiuntiva per smaltire le liste d'attesa facendo esami fino alle 11, mezzanotte, anche il sabato mattina e in tante situazioni anche il sabato pomeriggio e la domenica. Devo dire che ho trovato grande soddisfazione, le persone sono contente, si stupiscono spesso se vengono chiamate a quest'ora, vengono in ospedale e dicono ma è possibile, ho un esame fissato per le 11, invece è possibile. Sono contente e in questo modo diamo un segnale forte di attenzione verso il problema dell'abbattimento delle liste d'attesa, che è forse il problema più sentito sulla sanità della Regione Toscana, che è una sanità che per il resto e complessivamente esprime ancora livelli di grande eccellenza e ci porta ancora una volta sul podio delle regioni italiane.